Buongiorno! Oggi è Pasqua! È domenica? Il numero non lo so mai. È domenica? Oddio, nemmeno l'iPad ce l'ha scritto sopra. Prendiamo il telefono. Oggi è l'1 aprile. È anche pesce d'aprile. Oggi la Pasqua cade insieme a pesce d'aprile. Ma non vi preoccupate, non vi farò nessuno scherzo. Anzi, magari il video, il titolo di questo vlog potrebbe indurre a pensare che oggi sono in vena di scherzi. Invece no, vi devo raccontare un sacco di cose in questo vlog. Tra l'altro ho deciso di riprendere la giornata di oggi perché è comunque Pasqua e anche gli anni precedenti comunque ho condiviso con voi questa giornata, anche se quest'anno sarà un po' diversa dal solito perché solitamente noi a Pasqua facciamo il grande pranzo di famiglia, mentre quest'anno a pranzo saremo qui a casa nostra solo io e la mia famiglia, nel senso più stretta, mia sorella, mia mamma e mio papà, e non con gli altri parenti che invece vedremo stasera a cena. Quindi diciamo che c'è questa differenza che non so se mi piace, perché in realtà io adoro di Pasqua il pranzo. Tra l'altro oggi una giornata bellissima, non ci sono nuvole, non è che fa caldissimo, però fa caldo rispetto alle giornate precedenti, c'è il sole, quindi io adoro il pranzo di Pasqua e quest'anno lo faremo solo noi quattro mentre faremo la cena a Milano dai miei parenti. Forse mi devo mettere un pochino di bronzer sul collo perché ho utilizzato il mio solito fondotinta di NARS che è una tonalità più scura della mia pelle, anche due, quindi mi devo portare di più il bronzer, la cipria un po' sul collo perché questa maglia è scollata, quindi si vede tutto il collo. Come vedete infatti sono già truccata e volevo assolutamente farvi vedere che palette ho utilizzato per fare questo trucco qui. Perché se lo notate è un trucco abbastanza diverso dal solito, almeno per i miei standard, visto che è tutto completamente rosa. Ho utilizzato questa palette qui di Lime Crime, che è fantastica, però come vedete la scelta è molto basata sul rosa ed è bellissima anche la copertina, il packaging, che si chiama Venus, Lime Crime Venus. È una palette che vi consiglio un sacco, è molto molto pigmentata come vedete, però allo stesso tempo, siccome non costa pochissimo, prendetela solo se poi siete sicuri di fare anche trucchi del genere. Io purtroppo non la uso tantissimo giorno per giorno, magari utilizzo solo uno o due colori, mentre oggi mi sono detta Pasqua per me significa rosa, significa colori pastello e tutto il resto. Quindi mi sono fatta questo trucco che spero vi piaccia. So che è esageratamente rosa, questo lo so. Anche l'illuminante ne ho scelto uno che è tendente più al rosa lilla piuttosto che all'oro come al solito. Siccome mi stanno chiamando, perché nonostante sia un pranzo così tra di noi in casa, comunque dobbiamo fare le cose bene. Infatti, tra poco porto giù anche le decorazioni pasquali. Stavo per dire natalizie, non lo nascondo, stavo per dire natalizie. Vi voglio far vedere, e scusatemi il disordine, ma ormai siete abituati. Volevo farvi vedere l'outfit di oggi. Sto indossando questo crop top, perché vedete che è corto, di Zara, no, di Zara, che è di questo rosa che mi piace molto perché è tipo rosa antico, però non troppo freddo, perché su di me il rosa freddo fa schifo, perché ha un sottotono più caldo io, e quindi i colori freddi non mi piacciono su di me. Qui c'è una coda di Juno che è insieme a noi, e sotto ho scelto di abbinare questa fantastica gonna che invece ho preso da H&M, se non sbaglio. Adesso devo controllare sull'etichetta come sempre. Sì, ok, l'ho preso da H&M ed è bellissima perché ha questo strato superiore tutto trasparente con tutti questi fiorellini che però sono fantastici perché ve li faccio vedere, vediamo se prende a fuoco. Sono molto, non so, mi danno l'idea di essere molto fini, leggiadri, carini. Non sono dei fiorelloni enormi, mi piacciono davvero tanto. Non lo so. Poi le scarpe me le devo ancora mettere, ma siccome sto in casa ho deciso di mettere queste ciabattine qui di Quanticlo, che sono la copia delle Gucci, ma non sono le vere Gucci purtroppo. Quindi adesso scendo, voi lo sapete che io sono la regina delle decorazioni delle festività, quindi ho un sacco di cose che mi sono avanzate dalle Pasque precedenti, quindi adesso porto giù qualcosa così creiamo una piccola tavola carina, anche se siamo solo in quattro. Tra l'altro, visto che dovevamo fare un pranzo, colazione, perché non ci siamo svegliati troppo presto oggi, abbiamo deciso di fare un brunch, ovvero mangiare sia dolce che salato tutto insieme, e quindi stamattina non ho fatto la colazione. Stiamo aspettando mezzogiorno, che di solito più o meno è l'orario del brunch, anche 11 e mezza, ma ormai sono le 12 secondo me, quindi andiamo a mangiare sia dolce che salato. A me piace molto questa cosa. Non lo facciamo molto spesso il brunch, quindi sono molto felice di farlo, perché io da piccola adoravo il brunch. Adesso sto recuperando appunto le decorazioni da portare giù. Allora, ho un sacco di cose.
Questi non c'entrano, mi sa. Questi sono di Natale. Aiuto. Queste sono bellissime, mi piacciono un sacco, le porto giù. Sono queste roselline tutte tutte bianche di Primark, che si illuminano con le pile. E poi di Pasqua veramente, queste sono veramente pasquali, avevo preso da Tiger un anno questi porta uova, dove all'interno ci stanno benissimo, vabbè, le uova vere più o meno, però anche le uova di cioccolato tipo gli ovetti Kinder sono carinissimi. Vabbè, adesso prendo qualcosa e poi scendiamo, perché secondo me mi stanno odiando che sto facendo ritardo, anche se avviene tutto in casa mia. Ecco qui la tavola sta prendendo forma. In realtà di base è molto semplice, perché c'è la tovaglia che mi hanno usato ieri sera, che hanno fatto un aperitivo qua, bianca. Vabbè, c'è tutto il pizzo, però è bianca. Poi ci sono tutti i piatti così, le cose avanzate da ieri. Che bella questa cosa, la voglio mangiare tutta. E io ho aggiunto questi tovagliolini. No. Sì, c'è Giuno che cerca di aiutare, ma non è molto d'aiuto. Poverina. E ho aggiunto questi tovagliolini appunto di Tiger, che però ho preso un sacco di tempo fa. Poi qui a caso ho messo le roselline. Qui ho messo la mia stella, che è, cioè in realtà ne avrei due, che ho preso da Primark. E da quando le ho, le uso per tutte le festività. Non importa se è Natale, Pasqua, Capodanno, le metto sempre, ci sta sempre bene. E infine mi sono ricordata di avere questo festone, che non è di compleanno, ma c'è scritto sopra Happy Time. Solo che siccome è contro luce non si vede bene. Vediamo se riesco a farvelo vedere così. Cioè in realtà le scritte sarebbero in bianco e il filo rosa, però da questo punto di vista non si nota molto. Comunque vi faccio vedere, adesso magari aggiungeremo qualcos'altro. Ah, e poi ho aggiunto anche le mie piantine di Ikea nei vasi oro di Ikea sempre. E questa è la tavola. Ci sono un sacco di sedie, in realtà siamo solo in quattro. E tu, Giuno, festeggi la Pasqua? La festeggi la Pasqua? Amore! Guardate che bella giornata che c'è fuori! Bellissima! E l'erba ha iniziato a crescere d'un tratto, cioè praticamente, ovviamente tutto inverno era abbastanza secco, comunque non rigoglioso. No. Ma Giuno, scusa! Scusa? Ah, ecco, dicevo che era molto triste il giardino. Da quando è scattata la primavera, cioè proprio il giorno di primavera, ha iniziato l'erba a crescere tantissimo, a diventare subito verde nonostante le giornate. Cioè questa penso che sia la prima giornata bella di primavera da quando è iniziata. Però nonostante ciò l'erba, adesso sono cresciute anche le margherite, che ovviamente durante l'inverno non ci sono. Boh, non lo so, cioè la natura sta dando il meglio di sé di questo, io sono molto felice. Adesso andiamo a vedere in cucina che cavolo succede. Ah, si sta creando una macedonia al ritmo di musica, e io mi mangerò un lampone così. Aspetta. Finalmente la oh, mio papà deve fare una foto per Instagram. No, perché cosa la devi fare? Sì, ma no, per ricordo. Ah, ho messo io. Ma non è vero, io voglio la panna montata, scusa. Vabbè, adesso vi faccio vedere la tavola quando mio papà ha finito di fare la foto. E posso rimettere questa a posto? No, no, non la posso mettere. No matter where I go, ci siamo. Ok, adesso ve la posso far vedere. E sappiate che ci sono così tante cose solo per quattro persone, perché ieri i miei hanno fatto un aperitivo qua a casa loro, quindi alcune cose sono avanzate, altre perché noi siamo esagerati e adoriamo fare brunch. Quindi guardate la tavola che bella. Ta-da-da-da! Guardate quante cose. Poi, cioè, a parte che ci sono tantissimi formaggi, guardate quanti. Ci sono i biscotti, ok. Però dai, è anche abbastanza sana, perché poi c'è la frutta. No, ci sono i muffin. Alla fine è carina perché è tutta colorata, c'è tanta frutta, ci sono tanti formaggi, ci sono tanti biscotti. E poi i colori sono bellissimi, bianco e rosa. E tutto il resto. Che bello, non vedo l'ora di mangiare tutte queste cose, anche perché non ho fatto colazione e sono le 12:30 passate, quindi ho fame. E poi ogni posto ha già in dotazione, come in un hotel, una piccola merendina, una marmellata di ciliegie. Ma abbiamo tutti i ciliegie? No, ognuno diverso. Poi un burrino, poi una tazza, un bicchiere, una ciotola vuota, due piatti da dividersi. Qui c'è mia sorella davanti a me, che però è struccata. È vero, facciamo vedere i capelli, li ha fatti ieri con colorista, però da mia zia che è parrucchiera, cioè non se li ha fatti da sola. Ah, si sta già versando, già pronta. Sono indecisa, verso qua o verso qua? Forse, però qua cosa metti poi? Infatti.
Nescafè. Ah, mio papà si è fatto il Nescafè, lì c'è giuro. E poi abbiamo anche questo piccolo pirottino con all'interno... Cos'è che è in crosta? No, il salmone in crosta. Ah, è vero, perché lei non mangia il pesce. Oh, sì, vabbè, adesso. Comunque, questo è il salmone in crosta. E questo invece cos'è? Riso con fragole. Sì, riso, fragole e semini di sesamo. Oddio. Ho paura a provarlo, ma l'assaggerò, ma mi sa che non mi piacerà, giuro. Che non mi piacciono i semini. A te piacciono, mi sa, invece, perché a te piace tutto. E poi, vabbè, il resto ve l'ho già fatto vedere. Quindi, buon appetito. È arrivato l'uovo di Pasqua, quello delle super chicche, ovviamente Kinder, perché io adoro il Kinder. Cos'è? Sono dell'associazione per la protezione di cani gatti. Veramente? Sì, ce l'ha tirata zia Mari. Che bello! Uno qua. No. Ok. Cani e gatti. Vabbè, anche voi. Anche mia sorella ha ricevuto quello delle super chicche, adesso ci sono altri. Io provo. Altre uova. Ma grazie per Cleo. Oddio, sta cadendo tutto nel formaggio. Qua intanto abbiamo mangiato, ma anche avanzato tantissimo. Chissà se quelli saranno al latte o al fondente, perché a me piace solo ed unicamente al latte. Giuno? Giuno? Cos'è? Adesso glielo darò come regalo di Pasqua. Tra più o meno 2-3 minuti vi farò vedere che l'avrà già distrutto, sicuro. Ah, non ti interessa, eh? Cos'è? Sei pronta? Non darlo a Tokyo, eh? Non farlo prendere a Tokyo. Non è molto interessata, eh? Oh! L'ha preso? No, sì. E adesso dove vai a mangiare? Scappa! Oh! Cosa succede, Giuno? Ecco, brava! Vediamo un po' questo giochino, cosa gli fai? È molto leggiadra nel morderlo. Tanto tra poco lo distruggi. Oddio, non sono a fuoco. Ok, siamo salite su di sopra pienissime, perché adesso io e mia sorella prendiamo qualche gioco in scatola, qualche gioco inventato, qualche gioco da fare. Così passiamo questo primo pomeriggio un po' a giocare tutti insieme. E non smetterò di dire che oggi è una giornata bellissima. Prima sono uscita con Juno, che ha corso un po' in giardino. Tokyo invece è andato proprio a farsi un giro all'interno del quartiere dove viviamo. È proprio andato libero dove vuole lui. E la giornata è bellissima, cioè prima sono uscita proprio così in maniche corte, con la gonna, senza le calze, troppo bello. Anche Giuno è felicissima. E quindi adesso, qui c'è mia sorella, prendiamo dei giochini da fare. Non sono a fuoco di nuovo. Ok, abbiamo fatto un round di nome cose animali, che ormai è diventato salti in mente, perché in realtà non facciamo più le categorie nomi cose animali, ma altre categorie inventate da noi. La mia maglia è tutta strana, perché non lo so, mi si alzano sempre le maniche. E il trucco sulle labbra me lo sto continuando a rimettere, ma va via perché sto mangiando continuamente tutto il cioccolato della Kinder. E adesso stiamo giocando a burraco. Queste sono le carte in tavola, adesso tocca a me, quindi devo vedere che cavolo fare. Quindi stiamo continuando con i giochi. Ah, non ve l'ho detto, abbiamo aperto anche l'uovo di Pasqua di Puro Bio. E all'interno c'era un rossetto appunto di Puro Bio. Solo che l'uovo era al cioccolato fondente e io odio il cioccolato fondente. Ora mia sorella si sta mettendo il rossetto di Puro Bio con questo pratico specchietto delle super chicche, che è più ingombrante di qualsiasi specchietto io abbia mai visto. Bello il colore comunque, veramente. Sì, è bellissimo. A parte i brufoli. A parte brufoli da lontano. Bello. Ma io me lo tengo. Ma sì. Dai, stiamo facendo una pausa dei giochi. In realtà stiamo giocando da un sacco di tempo, perché adesso sono quasi le 6 e tra poco dobbiamo partire, perché dobbiamo andare a Milano, appunto, come vi ho detto. C'è ancora un sacco di sole, un sacco di luce, perché ormai è cambiata l'ora da un po' di giorni, quindi adesso le giornate sono lunghissime. E penso che per andare a Milano mi cambierò, non so se la maglia o la gonna, forse mi metto i pantaloni per andare a Milano, perché anche se oggi è una giornata bellissima,
bellissima comunque. Pian piano fa un pochino freddo, anche se sotto il sole ci si sta benissimo. Come vedete, pian piano dal trucco iniziano a sbucare i brufoli, i brufoletti, l'acne. Purtroppo sono in quel periodo del mese, quindi non dipende dalla cura che sto facendo, che in realtà sta facendo, cioè sto vedendo i risultati della nuova cura. Solo che il problema è che in questo periodo sono nel mio periodo del mese e quindi gli ormoni si fanno sentire. Proverò a appoggiarvi qui come mio solito, cercando di... no, scherzavo, è bruttissima la luce in questo posto. Vediamo se riesco a appoggiarvi qua. Sì, solo che io mi devo abbassare per raccontarvi quello che ho da dire, però così forse è un pochino più carino. In pratica, siccome oggi è domenica e devo ancora montare questo vlog, voglio assolutamente dirvi la cosa che devo dirvi, perché devo ancora finire di montare bene tutti i video e mettere in carica tutti i video, e voglio che sia tutto pronto e perfetto per il giorno in cui vedrete questi video, ovvero lunedì, mentre state vedendo appunto questo video, perché stranamente oggi sono usciti due video contemporaneamente: questo vlog qui sul canale dei vlog e anche un video sul canale principale. Adesso non so se avete già visto quell'altro video oppure state vedendo questo per la prima volta, non lo so. In ogni caso, qui sotto in descrizione vi lascio il link del canale principale e dell'altro video, perché nell'altro video vi... è arrivata Giuno, perché nell'altro video, cioè nel video sul canale principale, vi parlo punto per punto della situazione, di cosa sta succedendo, e volevo che questo vlog fosse comunque anche il vlog della giornata di Pasqua, non solo di me che parlo. Quindi, per riassumere, perché questo è un addio? Questo è un addio perché il vlog che state vedendo oggi, suona strano dirlo, però è l'ultimo vlog che vedrete su questo canale. Questo perché ho deciso, dopo tanto tempo, dopo tanti ragionamenti, dopo averne parlato anche con voi, chiedendovi dei consigli, avendone parlato con le mie amiche e con i miei genitori, ho chiesto consigli e pareri a tutti. Alla fine ho deciso di unire tutta la mia vita, tutti i miei video, tutto quello che condivido con voi su un unico canale, che sarà Cleo Toms, ovvero il mio canale che ho sempre chiamato canale principale. Quindi, per capire bene cosa voglio fare, le decisioni che ho preso, l'organizzazione da d'ora in poi, andate a guardare il video sul canale principale, perché lì proprio è tutto a tema cambiamento. Però voglio dirvi che il video di oggi, comunque il vlog di oggi, comunque volevo che fosse un vlog come sempre, come gli altri, dove vi faccio vedere la mia giornata, perché volevo darvi l'addio su questo canale nel migliore dei modi, senza me che parlo e basta, ma volevo farvi vedere la giornata. Quindi la giornata continuerà anche dopo questa parte in cui vi sto parlando appunto di questa decisione. Sappiate che in ogni caso questo canale non verrà eliminato, non verrà chiuso, i video rimarranno sempre disponibili, voi potrete vedere i vlog di questo canale sempre. Io per prima non li voglio cancellare perché sono parte della mia vita, sono dei ricordi bellissimi, quindi questo canale rimarrà disponibile, aperto, però semplicemente io d'ora in poi non caricherò più video su questo canale, Cleo Vlogs, ma li caricherò tutti sul canale principale. Questo non vuol dire che non farò più vlog, i vlog li farò ancora, semplicemente li caricherò anch'essi sul canale principale. Quindi sul canale principale durante la settimana avrete un sacco di video, sia video classici normali da canale principale, quindi haul, preferiti del mese, tutte le cose che già faccio, e in più avrete sullo stesso canale anche l'altro mio lato della vita, che è quello, cioè che sono le giornate più quotidiane, più tranquille, anche le avventure, i viaggi che farò, tutto su un unico canale. Mi piaceva tanto l'idea di cambiare e mettere tutto su un unico canale, così che se una persona si iscrive ha tutto il mio mondo a portata di mano, tutta su un unico canale e non più diviso tra due canali diversi. Spero che questa idea vi piaccia, anche perché comunque i video vecchi, i vlog vecchi non verranno persi, rimarranno pubblici per sempre. Quindi spero che vi piaccia questa idea, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, in particolare sotto il video che ho pubblicato sul canale principale, perché lì veramente vi spiego punto per punto. Qui su questo vlog non volevo annoiare, perché tante persone magari avranno già visto quel video, quindi se volete sapere nel dettaglio e volete anche farmi sapere che cosa ne pensate di questa decisione, mandatemi tutti i vostri consigli sotto i commenti dell'altro video, così li leggerò super volentieri, anzi sono curiosissima, perché ovviamente è anche un periodo in cui capirò la vostra reazione, che cosa ne pensate di questa decisione, perché comunque è un grande cambiamento. Io sono su YouTube da quasi 5 anni e ho sempre voluto dividere i vlog dai video del canale principale, quindi siccome è un grande
grande cambiamento, deve piacere a me, ma deve piacere anche a voi. Quindi dovete assolutamente farmi sapere che cosa ne pensate. Io cercherò, cioè voglio cercare di non dilungarmi troppo. Quindi quello che vi dico è che sono super carica, perché questa non è l'unica cosa grossa che vi devo annunciare. L'unico grande cambiamento che devo annunciarvi nel mese di aprile. Questo video, questo vlog di oggi è per iniziare benissimo, con tanta carica e tanto cambiamento il mese di aprile. Ma in realtà nel mese di aprile vi dovrò dire, sono stra aiuto emozionata, per questo che mi mangio le parole, perché io so che cosa vi devo dire, semplicemente devo aspettare ancora un pochino, ma quando vi dirò tutto capirete il perché, il motivo di tante cose, tante decisioni che ho fatto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Iscrivetevi in particolare al canale principale, visto che d'ora in poi sarà lì che pubblicherò tutti i video, perché presto ci saranno tantissime nuove sorprese, nuovi cambiamenti, nuove cose, e io non vedo l'ora di portarvi con me anche nelle prossime avventure che da qui a poco accadranno. Sarà bellissimo. Basta. E anche scarica la macchina fotografica, la batteria la devo mettere in carica prima di uscire, perché appunto tra poco partiamo per Milano. E basta, sono felicissima, sappiate solo questo. Quindi è ufficiale dirvi che questo è l'ultimo vlog del canale. Per questo ho deciso di intitolare il video addio, perché voglio che appunto tutto abbia una conclusione su questo canale. Però sarà praticamente lo scrigno di tutti i miei ricordi e di tutta la mia vita di 4 anni intensi dedicati a YouTube e a condividere la mia vita su internet, che è stranissimo, però rimarranno comunque questi ricordi per sempre. E io non vedo l'ora, tra l'altro, di farne altri 1000 di ricordi, perché sul canale principale ora avrò tutta la mia vita racchiusa in un unico canale, tutte le sfaccettature di me saranno su Cleo Toms. Bene, da tutti i colori e tutto il rosa di prima sono tornata a essere me stessa, e nonostante il trucco sia rimasto abbastanza colorato e rosa, il mio outfit per stasera è tutto nero. Mi devo ancora allacciare le scarpe. Le scarpe sono bianche però, dai. Comunque sì, ho deciso di mettermi maglia nera con unicorni oro, pantaloni leggeri di tipo cotone elasticizzato neri, questo maglioncino che mi vedete sempre su addosso. Non ho molta inventiva con i maglioncini, questo mi piace così tanto che lo metto sempre, lo uso praticamente come giacca, perché è abbastanza leggero, con questa temperatura va bene come giacchetta, però penso che poi a casa di mia zia o mia nonna, non so dove andremo, rimarrò a maniche corte, perché comunque fa caldo oggi. In ogni caso, sono completamente nera, outfit completamente nero, all star di pelo bianche, e poi mi sono messa gli orecchini. Mi sono resa conto che per tutta la durata del vlog finora non avevo sugli orecchini, cosa molto strana perché ormai da 3-4 mesi che indosso sempre gli orecchini. Questo che era dei cani, dei cani per salvare una i cani, una sorpresa per te, una vita per lui, lui. Oh. Una nuova vita per sì, lui, sì, esatto, apriamo, esatto, che è al fondente, è al fondente, là. Oh, scurissimo, vogliamo vedere anche la sorpresa? E dai, sarà sì, un cucciolo. La Mila non fa per me. Cos'è? Per le pulci. Ma no! Sì, un portachiavi tipo. No, è un segnalibro. Ah, un segnalibro. Un segnalibro. Poi qua abbiamo quello dell'Inter, ovviamente immancabile, perché a Natale c'è la pallina dell'Inter, sì, e a Pasqua c'è, no, l'uovo, allora, dell'Inter. Facciamo le cose bene. A Natale sull'albero ci sono le palline dell'Inter. Esatto. All'Epifania c'è la calza dell'Inter. Dell'Inter. A Pasqua, a Pasqua l'uovo dell'Inter, ovviamente. E qui invece abbiamo, ne abbiamo uno tutto con le nocciole, buonissimo. Qua ne abbiamo altri che hanno una buon anno! Qua hanno la carta bellissima questi. Questo anche, Leo. Ah, e poi questo che si è autocomprato mio cugino. Stai sereno che è Pasqua. Il milanese imbruttito. Bruttito, ovvero lui. Io. Vieni a salutare. Vieni a salutare, amore. Sono tornata a casa e ho già portato fuori Juno, che è stata qui a casa, come Kylie, come Tokyo, sono rimasti qui. E quindi l'ho già portata fuori, adesso ci mettiamo a dormire insieme. Ormai in queste notti sta sempre dormendo con me
nel letto, cosa che non dovrebbe fare, però siccome sta ancora finendo di guarire, diciamo così, dall'operazione della sterilizzazione, allora queste saranno le ultime notti che si godrà. Mi sta mangiando le ciabatte in questo momento. Grazie Giuno. Saranno le ultime notti che ti devi godere, perché dopo ritorni a dormire nella tua cuccia e non nel lettino. Capito? Hai capito, amore? Sta sbadigliando. Questa non vede l'ora di dormirmi addosso, perché stanotte, cioè la notte scorsa, mi ha dormito completamente addosso. Cioè, fosse stato per lei, mi avrebbe proprio dormito sopra senza lasciarmi respirare. Io continuavo a spingerla via, ma non ci riuscivo. Ora si è messa qui a masticare un pezzettino di plastica, così abbiamo un bel sottofondo. Tra l'altro vedrete sul canale principale il video di cui vi parlavo oggi, sulla spiegazione della, appunto, dell'unione dei canali. Che in sottofondo c'è sempre l'intervento di questa cagnolina, che ogni tanto vuole dare il suo commento con dei piccoli versetti o dei piccoli rumori. Comunque, siamo arrivati davvero alla fine della giornata, alla fine del vlog. Quindi da domani in poi tutto quello che vedrete sul canale principale sarà tutta la mia vita per intero, perché non sarà più divisa su due canali diversi, c'è sotto sempre Giuno che mastica, ma sarà tutto sul canale principale, compresi i vlog. Io veramente non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensate di questa cosa. Non vedo l'ora di condividere con voi tantissimi nuovi video, tantissimi nuovi vlog. Grazie Giuno. E siccome questo è l'ultimo vlog del canale, vi saluto e mi raccomando, ci vediamo sul canale principale. Non so, mi fa strano chiuderlo, ma lo devo fare perché lo devo montare. Vero Giuno, tu mi aiuti a montarlo? Non credo proprio. Ok, basta. Sto cercando di non chiudere perché mi sembra strano farlo, però addio, sì, è un addio, però è anche un benvenuti sul canale principale. Quindi io e Giuno vi mandiamo la buonanotte e vi ricordiamo che da oggi in poi mi troverete sul canale Cleo Toms e basta, tutto sul canale principale. Vi mando un bacio enorme e ci vediamo sul canale principale, appunto. Mua! Ciao!